Buongiorno ragazze, allora questa mattina video haul, ho fatto un ordine da Ecobelli e mi è arrivato il pacco, allora ho fatto l'ordine prima di Pasqua e ci ho avuto veramente tantissimo tempo perché c'erano talmente tante festività vicine che mi è arrivato ieri e quindi ci ho messo più di una settimana, ma niente paura perché di solito Ecobelli sono sempre veloci, in giro di 2 giorni avete il pacco fra le mani, solo che io ho fatto sempre l'ordine, io faccio gli ordini sempre la sera. Mi sembra di aver fatto appunto l'ordine giovedì sera, che poi il venerdì, sì, ho fatto l'ordine giovedì sera il 24, poi c'era venerdì 25 e il sabato e la domenica, dopo c'era Pasqua, Pasquetta, è per questo che dopo il tempo si è dilungato. E comunque, non sono riuscita a fare video spacchettamento perché il pacco è arrivato a casa dei miei genitori e perché anche mia mamma e mia sorella avevano ordinato delle cose, quindi il pacco è stato aperto e vabbè. Comunque ho la fattura adesso e così vi dico subito i prezzi. Allora, io ho preso della Sobioetic, ero curiosissima di prendere questo, chissà se riesce a mettere a fuoco, perché sto facendo ancora il video con la macchina fotografica, perché mi dimentico sempre di passare i video dal cellulare al computer. Comunque, questo bagno doccia è della Sobioetic, Coco e Thierry, sono 300 ml, quindi abbastanza prodotto, e, con un PAO di 6 mesi dell'apertura, non penso che durerà 6 mesi, perché ho provato ad usarlo e ha un odore buonissimo. Mi ricorda tanto il bagno schiuma della Bilboa, tutti quelli là con le schifezze dentro, l'odore sembra quello. Questo qua però è molto meglio, sicuramente. Allora, questo qui, doccia crema Coco e Thierry, 5 euro. Ok, poi, mi scusate un attimo, devo andare ad abbassare la pentola a pressione perché sto facendo il brodo di pesce all'angelica perché altrimenti esplode tutto con la pentola a pressione, scusate. Ok, e devo tener conto mezz'ora, vediamo, le 9:40, ok, scusate. E stavo dicendo, sì. Allora, 5 euro il dolce schiuma dell'Asso Bioetic. Poi, sempre dell'Asso Bioetic, ho preso questo qui, che sicuramente, secondo me, non mette a fuoco. Oh. Se lo metto vicino? Neanche lo stesso. Comunque, questo qua è quello per... La pentola a pressione, ogni tanto, mi fa prendere di quei matti spaventi. Questo qua è quello per le bambine, che è al lampone e è sia per corpo che capelli. In teoria mi sembrava di aver letto che era anche antilacrime e una roba del genere. E, vabbè, vi saprò dire, se avete dei bambini magari vi può essere utile. Anche questi sono 300 ml e sempre 6 mesi dall'apertura e anche questo 5 euro. Ok. Poi ho preso, voi sapete che a me piacciono tanto le acque floreali, questa qua ha i fiori d'arancio, sempre della Sobioetic. Questi qua sono 200 ml, con un po' di 6 mesi, ma anche questo mi dura 6 mesi, è tanto se mi durano. Di solito le acque così floreali mi durano sui 2 mesetti, più o meno. E questo qua l'ho pagato, idrolato di fiori d'arancio, 10,50 euro, è abbastanza caretto, eh. Comunque tutti gli idrolati più o meno siamo su quel prezzo lì, quindi... Anzi, mi sa che... quelli di Akamuti c'è meno prodotto perché mi sembra che siano 150 e costano più o meno lo stesso prezzo, quindi. Poi ho preso l'olio abbronzante, finalmente anche io lo provo, Almanoi Thierry, 4,60 euro. Questo qua non l'ho ancora aperto perché lo apro quest'estate e sono 100 ml di prodotto, ma penso che lo conosciate tutti, è l'olio solare Monet Thierry, super abbronzante, è quello che serve sia per il corpo che per i capelli. Comunque per il corpo dovete essere già nere, abbronzatissime per poterlo usare, altrimenti vi scottate, perché non ha fattore di protezione. Io penso che lo utilizzerò soprattutto sui capelli. Ok. Poi ho preso finalmente anche io questo stranominato balsamo concentrato attivo. Io avevo provato la maschera balsamica che l'aveva presa mia suocera, però posso dire che l'ho utilizzata di più io. E mi piaceva veramente tanto, così
ero curiosa di provare anche il balsamo. Questo qua, ormai penso che sappiate tutto il prezzo, mi siamo intorno ai 10 euro. Sì, 10,90 euro, balsamo concentrato attivo. Allora, l'ho utilizzato ieri per la prima volta, ieri sera non potevo non provarlo. E secondo me sotto sentite la pentola a pressione, secondo me, perché sta facendo un rumore. Comunque, l'ho provato ieri sera e devo dire che i miei capelli sono morbidissimi e posso capire perché tutti adorano questo balsamo. Cioè, anche la maschera la adoro, però questi penso che me li faccia ancora più morbidi della maschera, cioè io non ho mai avuto i capelli così. E infatti si sente proprio, dopo aver lavato i capelli, applicate il balsamo o la maschera, quando voi risciacquate i capelli sentite già i capelli nutriti. Cioè è una roba che io non ho mai provato con nessun altro, né balsamo né altre maschere. È una cosa proprio secondo me del balsamo e della maschera, perché anche la maschera, vabbè, quella che non mi ero trovata bene della Omia, la applico, risciacquate, è come se neanche non l'avete messa, cioè il risultato sui capelli è penoso, capelli secchi, punte rinsecchite, una schifezza. Dopo avevo provato altri balsami, ah, quello della Thea Natura, che avevo preso ancora nel mio primo ordine di Ecobelli, è ancora là, ce n'è un altro pochino che lo sto finendo a fatica. E anche quello è intanto è liquidissimo, sembra latte. E voi lo mettete, lo applicate sui capelli, io nel frattempo poi mi lavo. Quando vado a risciacquarlo, proprio scivola via tutto e sui capelli non resta niente. Mentre sia col balsamo che con la maschera ho notato questa cosa, quando voi andate a risciacquare, sentite i capelli, sì che sono risciacquati, ma sono dritti. Non vi so spiegare questa sensazione, è veramente una sensazione bella che si prova a toccare i propri capelli. Comunque basta dilungarsi, questo qua vi ho detto il prezzo 10,90 euro. Poi finalmente trovo anch'io questa crema qui della Bioficina Toscana, emulsione viso preventiva, che vi avevo detto sul video dei finetti che mi ero trovata benissimo con il campioncino. E quindi ho detto perché no, mi piacerebbe provarla, infatti l'ho presa, sono 50 ml con un po' di 6 mesi. Questa qua costicchia, devo dire, perché se non sbaglio intorno ai 17 euro. Emulsione viso idratante 16,50 euro, costicchia un pochino, comunque l'ho provata ieri sera, già mi piaceva, quindi ottima. Poi ho preso l'argilla bianca delle erbe di Giana, qua la macchina fotografica, scusatemi ma non metti a fuoco, ma sono un caso disperato. Delle erbe di Giana, ah, me l'hanno messa dentro il sacchettino perché avevo paura che magari ci perdesse. Delle erbe di Giana, so preso l'argilla bianca perché come vi ho spiegato la pelle mi è diventata molto più sensibile e quindi l'argilla bianca, infatti c'è anche scritto qua, l'argilla bianca ha proprietà simili all'argilla verde ma con le caratteristiche di essere più delicata sulla pelle, ecco, indicata per pelli delicate e facilmente irritabili, alleggerisce i disturbi quali eczemi, allergie, qualunque infiammazioni, acne, punti neri, scottature, quindi è veramente per tutto. Infatti questa sostanza minerale è capace di assorbire le tossine, purificare la cute e stimolare la circolazione del sangue, quindi ottima. Vi saprò dire come mi trovo. Ora il pezzo forte, secondo me, secondo il mio parere, perché prima di comprare questa cosa ho guardato varie recensioni su YouTube, ma diciamo ho trovato tante recensioni americane, inglesi. Ma mi sa che di italiane ne avrò trovata una o due, se sono tante, e quindi ho detto adesso faccio io la recensione su questo prodotto. E allora ho comprato gli Invisi, adesso da così voi non vedete niente sicuramente. È una scatolina piccolina, così. Qua davanti c'è scritto gli Invisi Bubble. Allora, gli Invisi Bubble sono questi elastici qua, adesso questo qua lo vedete già deformato. Perché l'ho utilizzato tutto ieri. Dentro alla scatolina è proprio un cerchietto, così, tre cerchietti sono, ce ne sono tre. E mia sorella ne ha voluti due, quindi a me ne è rimasto uno solo. E comunque sono degli elastici che promettono, allora intanto sono per tutti i tipi di capelli. Questi qua costano 4 euro. Invisi Bubble, ci sono tantissimi colori carini, 4,41 euro.
Ci sono tantissimi colori carini, a me mi sono presa il fucsia perché mi piace tantissimo il fucsia. Allora, promettono di tenere le acconciature, quindi o una coda o qualcosa, senza lasciare pieghe sui capelli. Allora, io l'ho provato ieri, e ieri sera quando mi sono lavato i capelli, quindi me ne avevo fatti belli dritti, e ho tenuto la coda in testa e devo dire che è vero. Cioè, non lascia quella odiosa piega, perché io ho molto spesso la coda, per praticità con l'Angelica mi tiro su e faccio presto, e quindi ho sempre quella piega qua dell'elastico, quindi non è tutta sta gran bellezza. Mentre così la piega dell'elastico non resta, perché si adatta ai capelli e non tira i capelli. Infatti l'ha provato anche mia mamma, che mia mamma ha i capelli ricci. E ogni tanto magari se si fa la coda con l'elastico, poi l'elastico tira i capelli, quando poi lo sfila si intrigano e fanno male. Invece questo qua voi lo sfilate, adesso vi faccio una prova. Vediamo se c'è scritto qualcos'altro da dire. No, per tutti i tipi di capelli. Comunque, allora, avevo visto anche delle discussioni che dicevano, bah, 4 euro, cos'è che vi ho detto? 4 euro e 41. Mi servono un pochino troppi per questi elasticini qua, perché non so se vi ricordate, estati fa, penso che ci siano ancora adesso, vendevano in spiaggia o sui mercatini dei braccialetti così, fatti a molla, diciamo, più grossi. Allora dicevano, è la stessa cosa di quei braccialetti là, invece no, perché io quei braccialetti là li avevo presi e erano sì così, ma intanto erano più grossi e di un materiale che non era così elastico. E non facevano le code con gli elastici là, cioè era impossibile farci una coda. Infatti adesso vi voglio far vedere come faccio la coda con questo qui. Allora, adesso vediamo se io riesco. Dovrei girare, vedere se... Spero che voi riusciate a vedere. Allora io faccio così. Tiro su bene i capelli. Riuscite a sentirmi? Così. Prendo l'elastico. E lo utilizzo proprio come un vero elastico. Non so se riuscite a vedere. È così. L'effetto che fa è bellissimo. Mi piace veramente tanto. Spero che riusciate a vedere. E comunque l'ho tenuto io tutto ieri e la coda mi è stata perfetta tutto il giorno. Infatti sono rimasta molto contenta di questa cosa. Vedete? È così. Poi io basta solo che lo prendo e lo sfilo. Molto semplicemente. E lui inizialmente sta così, poi pian pianino si ritira e diventa piccolino. Quindi mi piace veramente tanto, penso che sia utile anche per quest'estate, no? Magari lo tenete così e vi fate la coda, secondo me è molto utile. E poi dentro c'era un sacchettino con dei campioncini, due o tre se li si è tenuti mia mamma, e a me è rimasto lo shampoo delicato, che non vado neanche matta di questo shampoo, perché voi ve l'avevo fatto vedere sul video, ce l'ho in full size, quindi è là. Lo utilizzo per lavare l'Angelica, perché l'Angelica fa i capelli morbidissimi. Infatti è un shampoo delicato, però si vede che a me ho il tipo di capelli diverso dall'Angelichina, che ha appena 2 anni, e quindi non mi fa lo stesso effetto. Però l'Angelica lo utilizzo, ormai possibile lo utilizzo solo per lei, e ogni tanto lo utilizza il mio ragazzo e si trova bene, quindi. E poi, questa qua che la conosco benissimo, l'avevo utilizzata e mi piace molto, che è il trattamento protettivo viso corpo della linea Bimby Biofficina Toscana, e la protezione solare Bimby, protezione 30 della BioB, che però questa penso che sia molto pastoso. Ho letto delle recensioni, infatti avevo provato anch'io un altro campioncino, è molto molto pastosa, si fa fatica a stendere, si fa molta scia bianca, infatti si sente anche da qua che è molto pastosa. Basta, cosa dire? Abbiamo finito i prodotti da mostrarvi e avevo detto quando è che l'ho messo? Ieri. Avevo chiesto sulla mia pagina Facebook se vi poteva interessare un video sulla mia esperienza sulle smagliature.
E alcune mi avevano risposto di sì, quindi mi piacerebbe fare questo video, adesso vediamo se ho tempo. Infatti mi dà fastidio come sottofondo questa pentola a pressione odiosa, perché visto che l'Angelica non si è ancora svegliata potrei farlo. Adesso vediamo se ho tempo, altrimenti comunque ve lo faccio, promesso. E basta, io spero che di essere stata utile in qualche modo. Ripeto sempre questa frase perché il mio obiettivo quando ho fatto i video è sempre stato di essere utile a qualcuno. Infatti io quando prima di comprare un prodotto vado sempre a vedermi tante recensioni e quindi insomma mi piacerebbe essere utile a qualcuno, magari come prime impressioni, ecco. Poi voi sapete sempre che vi faccio le recensioni approfondite. Basta, ho finito, basta parlare e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!